Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di TG Regionale e Meteo Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ma prima di tutto auguro tanti auguri a tutte le donne del mondo e non solo, cioè in Italia, all'estero, anche le mamme, tutte le donne che ci siano in questo mondo. Tanti auguri, soprattutto l'8 di marzo non è solo una giornata, ma l'8 è un segno che se tu lo giri in orizzontale è un 8, un segno che diventa un continuo, cioè continuate sempre con la vostra voglia di andare avanti, non mollate mai. Andiamo a vedere prima di tutto le notizie regionali, poi il meteo regionale. Caccia addio in Friuli. Le doppiette invecchiano, i boschi sono invasi dai Veneti. Il caso, a Verzegni il quota d'ingresso ben 2.500 euro. I giovani non amano le doppiette e la selvaggina finisce nel vicino Veneto e altre regioni d'Italia. Succede in Friuli Venezia Giulia dove, per cacciare caprioli, camosci, cervi e galli, dal tempo è venuto meno l'obbligo della resistenza per associarsi alle riserve dell'età media dei cacciatori friulani è di 60 anni. Circa 300 arrivano da fuori regione. È campione regionale a salto in alto, ma è costretto ad allenarsi in salotto. Costretto i disagi del tredicenne Luca Bombardier della Libertas. Impianti KO per una tromba d'aria, ma la regione ci ignora. La storia, operaia si laurea in filosofia, camice blu e dedica ai lavoratori Zanussi. Falsi call center per truffare l'INPS, 4 arresti. Concorso a maestri d'asilo, persi i codici, l'esame a rischio. A Firenze migliaia, ben 10.000 per l'ultimo saluto da Story. Una folla ha invaso piazza Santa Croce di Firenze, gremita anche di sciarpe, striscioni e bandiere che hanno colorata di viola grazie anche ai fumogeni del stesso colore. Tanti cacciatori ed ex campioni. A Cervignano l'auto esce di strada e finisce in un giardino. È successo nella mattinata di giovedì oggi, cause da accertare, ma non è esclusa l'alta velocità. Nella nord-est economia, la Danieli realizza un'acciaieria in Olanda. Scontro tra 5 tir in autostrada, chiuso e poi riaperto lo svinco della Tisana. L'incidente è accaduto stamattina intorno alle 7.30 tra la Tisana e Portoguardo in direzione Venezia, dove erano presenti banchi di nebbia che con la rifrazione del sole rendevano problematica la visibilità. L'appuntamento col tempo libero, l'emozione in musica, in canto libero a Udine, serata dedicata a Battisti e Mogol. San Giorgio di Nogaro, tra ciliegi e acace, un giardino zen nel cuore della Bassa. Occuperà un'area di 2.000 metri quadrati, inaugurazione il 20 maggio, apertura pubblico su richiesta. Le elezioni, le regionali, gridini in rivolta, sui social si respira lo sconcerto e la rabbia degli esclusi del voto online per ottenere la corsa al Consiglio regionale, Friuli Venezia Giulia, Lokes lascia il lavoro in Consiglio, Porzio passa al misto, a Tolmezzo si autosospende l'ex candidato sindaco Muser. Entra in un distributore e minaccia con la pistola la moglie del gestore. A Coseano l'uomo era visto con il viso coperto e ha urlato: dammi i soldi, dammi i soldi. La donna è riuscita a scappare e a dare l'allarme. Il malvivente è fuggito grazie a un complice. A Prato Carnico, capriolo ferito, soccorso con lo spazzaneve. La bestiola è stata trovata nella statale 456, purtroppo è morta a causa delle fratture. A Lignano, sequestro e rapina. 10 anni a 3 giovani. Pesanti condanne per aver puntato un coltello alla gola a un minorenne conosciuto in discoteca per sottrargli 2 collane d'oro.
Manuale taroccato a Udine, accuse di un professore. Scoppia uno scandalo al CONI. Copiate le dispense a Claudio Bardini e il mio volto sostituito con fotomontaggio. Al compleanno oggi compie gli anni Bruno Pizzu, grandissimo telecronista delle partite dell'Italia, soprattutto Zuccalla. Pizzu dice: auguri Bruno, aspurgico collega, sei nella storia, però ieri gli ladri rubano gli ori nella moglie di Pizzu. Proprio oggi Pizzu compie 80 anni, voce azzurra come dicevo, venerdì festa a Cormons. Quando il mondiale di USA 94 gettò il suo cellulare nello Houston. A Trieste, cosa insolita ma vera, parcheggia al posto dei vigili il sindaco di piazza di Trieste, ma viene multato. Il sindaco non ci sta e si arrabbia su Facebook. Una multa da 41 euro per Roberto di Piazza per aver lasciato la macchina nel posto sbagliato. La sanzione però non è andata giù al mirino cittadino di Trieste, che ha minacciato di cambiare l'atteggiamento dei confronti alla polizia locale. Battistone della serie TV Trust, supercast diretto da Boglie. Storia del rapimento di John Ball Ketty III sulle set Sunderland, Worth e Marinelli. La prima stagione il 25 marzo sulla americana FX, in Italia dal 28 su Sky Atlantic. Andiamo invece a vedere il meteo, che solo oggi per fortuna il tempo è stabile. Buon tempo oggi. La situazione generale si prevede le correnti occidentali progressive più umide interessano la regione da venerdì. Sabato pomeriggio passerà anche un modesto fronte atlantico. Domenica ne arriverà un altro ben più denso. Do questa notizia molto interessante. È stata inaugurata oggi la nuova posto nuovo stabilimento per la protezione civile, che già era lì, ma ha avuto il collegamento in più con l'ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia. Quindi è una doppia collaborazione tra la protezione civile del Friuli Venezia Giulia e l'ARPA Osmer. Quindi se succede qualcosa, già la protezione civile ci può darci le novità nella nostra regione. Andiamo a vedere il tempo, ma prima di tutto, subito, subito, arriva questo. Perché il tuono? Bella domanda, ma subito vediamo la novità. Domani il tempo tornerà a peggiorare, come avete sentito nella situazione generale. Venerdì 9 marzo, domani, nuvolosità variabile su maggiori schiarite su bassa pianura e costa, mentre sulla fase pedemontana e prealpina dovrebbe prevalere cielo coperto e sarà possibile qualche debole precipitazione sulle Prealpi Giulie, possibili locali nebbie in pianura di notte. Le temperature in pianura, le minime saranno da 4 a 6 gradi e in costa minime da 7 a 10 gradi. In pianura e costa le massime da 11 a 14 gradi. In 1000 metri più 3 gradi, 2000 metri meno 4 gradi la media. Il tempo peggiorerà con dopodomani, sabato 10 marzo, cielo coperto con probabili foschie al mattino e in pianura. Da pomeriggio deboli piogge e quota neve oltre i 1700 metri circa. Le temperature in pianura si prevedranno da 5 a 7 gradi e in costa da 7 a 10 gradi le minime. In pianura e costa le massime saranno da 10 a 13 gradi. I 1000 metri più 4, 2000 metri meno un grado la media. Vediamo il tempo, che peggiorerà notevolmente per domenica 11 marzo. La tendenza ci prevederà un cielo coperto con qualche pioggia in genere debole e immittente
intermittente al mattino, le precipitazioni estese e intense dal pomeriggio, specie sulla bassa alpina e in pianura. Quota neve in genere oltre i 1700 metri circa, fino ai 1500 metri verso la Sappada. Vento di sirocco sostenuto sulla costa, dove pioverà meno, però il vento sarà forte da sud in quota. Quindi rischio di mareggiate. Le temperature in pianura si prevederanno minime da 8 a 10 gradi, massime da 11 a 13 gradi. In costa da 10 a 12 gradi, massime da 13 a 15 gradi. In 1000 metri più 5, 2000 metri 0 gradi la media. E infine la tendenza per il forse della prossima settimana, lunedì 12 marzo, nuvolosità variabile, più persistente sulle prealpi e ad est dove saranno più frequenti piogge sparse. Quota neve sui 1500 metri circa. Le temperature in pianura e in costa le minime saranno da 8 a 10 gradi e in pianura e in costa le massime da 11 a 14 gradi. I 1000 metri 4 gradi, 2000 metri 0 gradi la media. Bene. Vi ringrazio per l'ascolto, come di solito domani vi do le notizie del meteo del weekend e dell'inizio, previsione dell'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti della vostra collaborazione e dell'ascolto della web radio, da Audiovisione d'Este, R2 e Stab Radio. Vi ringrazio e ci sentiamo domani sempre alla stessa ora. Ciao a tutti, da Marco è tutto, ciao ciao!